ハハハハハ Cari amici ben ritrovati. Il tempo vuole, siamo arrivati alla terza domenica di Pasqua dell'anno A e si celebra anche in questa giornata di domenica la 96 giornata di preghiera per l'Università Cattolica. Tutta la nostra attenzione è presa un po' dal Vangelo di, di Luca che è una catechesi sulla, sulla risurrezione e il famoso racconto. Del, dei discepoli di Emmaus, però è, è bello approfondire questa, questa lettura. Si parla di due discepoli che erano in cammino: un cammino mesto, un cammino, ehm, direi triste, perché conversavano tra di loro e discutevano dell'insuccesso, di quella che era eh, la persona in cui avevano riposto tutte le loro speranze. Ecco. Dice il Vangelo: si fermarono col volto triste. Di uno abbiamo il nome, Cleopa, e dell'altro non lo sappiamo. Secondo alcuni esegeti, in questo discepolo anonimo che non faceva parte comunque dei, dei dodici, ognuno di noi si può riconoscere. Ecco, conversavano, erano delusi. L'accavallarsi di avvenimenti strabilianti tipo la risurrezione di Lazzaro, l'ultima cena, l'ingresso solenne a Gerusalemme, poi nel giro di poche ore un processo, una morte. Quindi le loro speranze erano cadute, avevano posto fiducia in questa persona, pensando che egli avrebbe potuto liberare Israele dal dominio anche romano e invece. E poi discutevano. Alcune delle nostre donne ci hanno rivelato che è risorto, alcuni sono andati e non l'hanno trovato. Ebbene, che tristezza. L'Evangelista annota che lungo il cammino si avvicina loro a Gesù, ma questi due discepoli non lo riconoscono, come accecati, un po' perché forse non credevano nella risurrezione un po' perché era necessaria questa forma di catechesi. Gesù porre loro una domanda, perché siete così tristi? Di che cosa state ragionando? Ed ecco quasi la saccenza di, di questi due. Ma come, solo tu non sai quello che è successo a Gerusalemme, quello che è successo a Gesù in Nazareno. Ma veramente lui aveva una grande fiducia, una grande... Poi l'hanno consegnato gli empi ed è stato crocifisso, ci hanno detto che era risorto, ma, ma, E questi due si allontanano da Gerusalemme, devono raggiungere Emmaus, un villaggio che dista circa due ore di cammino da Gerusalemme, non è, sono 11 chilometri più o meno. E questo sconosciuto personaggio li rimprovera, stolti, e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Si sentono rimproverati. Questo anonimo accompagnatore, niente di meno, si mette a parlare di tutta la storia de e della salvezza di Israele e incomincia da Mosè, cercando di far capire che in Gesù di Nazareth si sono realizzate tutte le antiche profezie e il loro cuore si apre, il loro cuore si apre a questa catechesi di Gesù e quando furono arrivati vicino al villaggio, ecco Gesù fa finta come se deve continuare, ma questi due discepoli lo invitano, Beh, si è fatto sede, rimani con noi, ma più che un invito a pranzo, meglio ancora a cena, <coughs> ecco Gesù aperto il loro cuore, il loro è un appetito della parola di Dio, si stanno veramente aprendo e Gesù si siede a tavola ed ecco quattro verbi: prende il pane, recita la benedizione, lo spezza e lo dà. La stessa sequenza del, dell'ultima cena, in questo spezzare il pane, ed ecco che i discepoli finalmente riconoscono Gesù. Ma Gesù come si era accostato loro quasi in una forma silenziosa, all'improvviso, così, una volta che viene riconosciuto come il risorto, scompare. Ed ecco che l'uno all'altro eh, si dica, ma il nostro cuore non ardeva quando egli conversava con noi lungo la strada, quando ci spezzava le scritture. Ed ecco, partono da Gerusalemme con un passo lento, tristi, con la testa china, che fanno? Partirono un cammino all'inverso, da Emmaus a Gerusalemme, senza indugio. Quelle due ore, forse per la celerità del passo, si saranno accorciate. E vanno, che, a chi portano quest'altra conferma della risurrezione? Agli undici, e agli altri, ov ovviamente, quindi anche la Madonna che stava con loro. E questi che dicevano, guarda che Gesù è risorto e è apparso a noi. E allora ecco, tutta la nostra vita noi la potremmo vedere in questo Vangelo. Eh, siamo in giorni di pandemia, in giorni in cui ci lamentiamo, in cui diciamo, ma abbiamo elevato al Signore tante preghiere, abbiamo fatto tante celebrazioni, rischiando anche di essere denunciati, e però il Signore... Ne avremmo voluto un intervento eh, miracoloso, un intervento che altisonante invece il Signore si affianca ad ognuno di noi e si è affiancato soprattutto a chi nelle sale di rianimazione non aveva nessun conforto umano, ma lui c'era e ha spiegato ad ognuno di noi il senso delle scritture. Ecco Gesù dice: Ma non bisognava che il figlio dell'uomo prima di risuscitare dovesse patire, doveva morire. Gesù l'aveva annunciato. Quando spiega il senso delle scritture a questi due discepoli, che cosa sta facendo? Eh, li sta rimproverando. Quante volte noi siamo indottrinati, ma non siamo nutriti dalla parola di Dio. Sappiamo come il catechismo di una volta, la domanda, la risposta, come i pappagalli, la ripetiamo, ma questa parola di Dio, dice Geremia, mi venne incontro, io la divorai, io la mangiai. Quando noi ci nutriamo di un cibo... Quel cibo diventa la nostra vita stessa. Questo cibo è per noi sostanziale. Senza la parola di Dio spiegata bene, vissuta bene, noi non possiamo celebrare le Eucaristie, altrimenti accavalliamo rito su ma non entriamo mai nello spirito della, della risurrezione. Questo che forse oggi manca a tanti di noi. Celebriamo riti, ma non viviamo da risorse. Allora ecco, facciamo un passo indietro. Alla prima lettura, gli atti degli apostoli, Pietro sta continuando il discorso che farà nel giorno di, di Pentecoste e racconta quella che era stata questa storia della morte, della risurrezione. E parla di Davide. Davide, che era un profeta, oltre che re, oltre che peccatore, sa che sul suo trono siederà per sempre. La sua discendenza e quindi previde la risurrezione di Gesù Cristo e dicendo la mia carne non vedrà la corruzione. Ma non parlava del suo corpo Davide, ma parlava di questa discendenza di... perché Gesù nella, nella sequela di discendenza di Giuseppe della tribù di Davide, e Gesù nel suo corpo non vide la, corri... la, la corruzione, questo Gesù. Dio lo ha risuscitato, è Pietro che parla e tutti ne siamo testimoni. Com'è com è possibile questo? Ho provato a fare delle domande, ma tu ci credi che Gesù è risuscitato? E tutti quanti sì, 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 ma tu ci credi che sei stato liberato da Gesù, sei stato unito a lui nel battesimo? E qua incominciamo, tu ci credi che in te c'è lo stesso Spirito Santo? che ha risuscitato Gesù dai morti. Gesù ci ha costituiti figli e quello stesso Spirito, dice San Paolo, che ha risuscitato Gesù dai morti, verrà a richiamare il nostro corpo, reso glorioso, alla vita eterna. Questa è, 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 è la grande novità che animò la Chiesa Primitiva, questo vivere il Cristo risorto e nella, nella seconda lettura di oggi, San Pietro, nella sua prima lettera, dice una cosa, guardate che voi siete cari a Dio, voi siete stati riscattati, ma non a prezzo di cose effimere come l'oro, l'argento, ecco, siete stati liberati dalla vostra vuota condotta, dovuta molto spesso nemmeno alle nostre colpe, ma perché abbiamo ereditato questa debolezza. Dai nostri genitori, ma siamo stati liberati dal sangue prezioso di Gesù Cristo. Era necessario che l'agnello senza macchia venisse portato sull'altare, venisse messo in croce per essere liberati e chi è libero quando lascia il carcere e riassapora il gusto della libertà? Beh, direi è stupido se poi ritorna in carcere, perché ha visto che è una vita dura. Allora pure noi che facciamo l'esperienza del Cristo risorto giorno per giorno, dobbiamo vivere da risorto, da risorto. Perché noi abbiamo avuto questa speranza, questa speranza particolare. Vedete, quante volte ognuno di noi fa le sue riflessioni. Io mi sono sempre chiesto, beh, se gli Apostoli avessero voluto fare carriera, guadagnare soldi sulla storia di Gesù, avrebbero potuto inventare un sacco di, di, di miracoli, avrebbero potuto raccontare. Che cosa hanno raccontato nella nel loro predicazione? Quello che dice Pietro nella, negli atti degli Apostoli, Cristo è risorto. E noi forti dello Spirito Santo lo gridiamo. Il Vangelo, questo kerygma, è fatto da tre parole. Cristo è risorto. Ma questo avvenimento centrale della storia della salvezza dell'uomo, questo Cristo è risorto, non ci deve vedere spettatori impassibili, ma ci deve vedere coinvolti, attori attivi, partecipare di questa risurrezione. Il nostro alleluia deve essere un inno alla vita, un inno... Alla gioia, un inno di ringraziamento al, alla Santissima Trinità e un ultimo pensiero, ecco, siamo davanti a questo, a questo crocifisso, e lo diceva anche la settimana scorsa dovremmo mettere pure il Cristo risorto. Quando mettiamo soltanto il Cristo risorto, noi abbiamo la necessità di mettere in mano a questo Cristo risorto la bandiera della vittoria, ma nel centro di quella bandiera c'è sempre la croce. Allora, rifacendoci al Vangelo, era necessario che Cristo soffrisse. Allora diamo un senso anche alle nostre sofferenze. Delle volte noi, noi mai le vogliamo accettare, però delle volte la sofferenza, anche il rimanere bloccati a casa in questo periodo, per noi deve essere un momento salvifico, un momento salvifico. Facciamo nostre le, le esortazioni alla preghiera alla preghiera Vedete, facciamo nostra la necessità di aprire la sacra scrittura di vivere questa parola non soltanto di istruirci perché non siamo a scuola non dobbiamo sostenere nessun esame ma di nutrirci di questa parola allora scopriremo che Dio ci ama in un modo particolare ci ama in Cristo Gesù che è la parola del Padre e Gesù ci porta questa parola che è parola di vita eterna. Allora ecco, dalla parola di Gesù, che è parola di verità, noi avremo la vita, quella vita che nessuno ci potrà togliere, quella vita che non finirà nella tomba, ma che sfocerà nell'oceano immenso dell'amore di Dio. Buona domenica.